Allora, come vi ha già anticipato la Presidente, la Roberta, io darò del tuo a tutti perché siamo soci e siamo insieme, insomma, a tutti, quindi non darò del lei durante la presentazione, ma darò del tu se mi permettete. Allora, come avete visto, l'obiettivo di questa presentazione, l'argomento è quello relativo ai motori di ricerca. I motori di ricerca sono degli strumenti anche complessi. Adesso li vedremo assieme, però io ho cercato di preparare questa presentazione per fare in modo da suscitare in voi tanto delle curiosità aggiuntive rispetto a questi strumenti e curiosità che secondo me si sono sollevate da voi, perché tutti voi l'avete usato almeno una volta uno di questi motori di ricerca, e nello stesso tempo magari cercare di farvi vedere delle cose che non sono così evidenti e che magari vi permetteranno di usarli meglio in futuro, cosa che potrebbe essere utile per la vita di tutti i giorni. Allora, prima di tutto vediamo che cosa possiamo dire, che cos'è un motore di ricerca. Molto semplicemente, un motore di ricerca dal punto di vista informatico è un'applicazione web. Quando parliamo di applicazione, noi informatici intendiamo una serie di strumenti software che possono essere programmi, librerie di programmi, eccetera, che sono stati preparati in modo tale da istruire il calcolatore e fargli fare delle azioni che per noi sono di interesse specifico per questa applicazione. Quindi c'è questa parola web, è un'applicazione che è immersa nel web. Dopo riprenderemo questo concetto perché c'è un pochino anche di confusione sul web. Quindi lo approfondiamo e lo vediamo assieme. Cosa fa questa applicazione? Ci permette di recuperare dei documenti disponibili nel web, quindi documenti, pagine web, immagini, fotografie, eccetera, che sono disponibili nel web, che noi potremmo anche andare a vedere consultando il web, passando da una pagina all'altra, ma il motore di ricerca di solito ce li estrae in relazione a una nostra specifica richiesta di informazioni, che nella maggior parte dei casi materializziamo con una frase di ricerca o query in inglese. Quindi poniamo una domanda al motore di ricerca e ci aspettiamo che ci risponda. E ci aspettiamo che ci risponda a tono. Allora, vediamo subito degli esempi, così ci immergiamo immediatamente. Questo tutti voi avete fatto sicuramente almeno una ricerca sul web con un motore di ricerca. Molto spesso gli utenti usano come motore di ricerca, quindi questa applicazione web realizzata dalla ditta Google, dalla multinazionale Google, che ha dato il nome al motore di ricerca Google Search, ma che noi normalmente chiamiamo Google. Io mi immagino che la maggior parte di voi almeno una volta abbia fatto una domanda attraverso Google. Facendo una domanda attraverso Google avete scritto in questa frase, in questo spazio che c'è disponibile, una domanda di ricerca. Voi di solito digitate delle parole, digitate dei numeri, no? Quella in gergo si chiama frase di ricerca o query. Allora, io oggi pomeriggio, finendo di preparare questa presentazione, ho usato come frase di ricerca il nome completo del vostro club. Quindi Ineruil Club di Padova, CARF con i puntini e le maiuscole. Dopo potremo dire qualcosa in specifico su queste cose. E Google mi ha risposto, quindi questo applicativo web che si chiama Google, mi ha risposto con 8.660 risultati, in quanto tempo in 0,54 secondi, quindi in maniera estremamente veloce. Allora, di fronte a una risposta di questo tipo, noi potremmo domandarci due cose che approfondiremo poi insieme subito dopo. Dove ha trovato tutti questi risultati, come ha fatto a fornirmi un elenco di risultati composto e l'elenco da 8.660 risultati e in così poco tempo. Quindi i risultati che ci ha dato e il tempo. I risultati non siamo abituati ormai a vederlo, lo fanno praticamente tutti i motori di ricerca, ce li mette in ordine. Normalmente l'ordine per il motore di ricerca corrisponde a un ordine inverso di importanza di questi documenti, cioè il motore di ricerca mette per primo i documenti che ritiene più coerenti, che rispondano meglio alla domanda che abbiamo posto.
In questo caso, il motore di ricerca, perché probabilmente io lo usavo in una versione inglese, mi ha detto: ma tu vuoi proprio CARF o vuoi CARD? Quindi era anche in dubbio. E poi però voi vedete che immediatamente come prima risposta, se lo vedete lo leggo io perché è piccolino magari, è il Club di Padova CARF in Erwin Italia. Quindi è proprio quello che chi ha scritto quella frase voleva trovare. Questo è un motore di ricerca, ma ci potremmo domandare, ce ne sono degli altri di motori di ricerca? Perché la maggior parte delle persone usa Google, veramente una grande percentuale degli utenti mondiali usa Google, ma ce ne sono degli altri? Allora ho fatto posto la stessa domanda anche ad altri motori di ricerca. Come esempio, un altro motore di ricerca molto simile a Google è quello che normalmente si chiama solo Bing, che si chiamerebbe Microsoft Bing, no? Costruito dalla Microsoft. E ho posto la stessa domanda. Questa risposta è diversa da quella precedente perché invece di, mi pareva, 8.600 documenti o risultati, che è la stessa cosa, me ne fornisce 13.600. Però non mi dice quanto tempo ci impiega. Quindi mi dà un'informazione inferiore rispetto al tempo, se io volessi sapere quanto ci ha messo non me lo dice, però me ne dà 3.600. E in effetti la prima indicazione, il primo documento, quello che si chiama il primo collegamento o link, è proprio al vostro sito del vostro club. Quindi perfetto. Questo, come vedete, però sulla destra ci fa vedere anche delle altre cose. Ha trovato una persona importante collegata a questa richiesta e la mette in evidenza. Non a caso è la vostra fondatrice, credo, questa signora, no? Ecco. Quindi mette in evidenza delle altre cose. Però sostanzialmente si comporta in maniera molto simile a Google. Infatti sono tutti e due motori di ricerca che noi chiamiamo generalisti perché presentano informazioni un po' di tutti i tipi. Adesso abbiamo chiesto informazioni sull'Innerwheel, ma se chiedevamo sul Rotary, se chiedevamo dell'Università di Padova, se chiedevamo della città di Padova, cioè potevamo spaziare in praticamente, virgolette, tutti gli argomenti che ci potevano venire in mente. Vediamo altri due motori di ricerca, sempre per questa domanda. Qui, se c'è qualcuno in linea che sa il cinese, mi farebbe un piacere a aiutarmi. Perché questo è un motore di ricerca generalista, ma è orientato all'utenza cinese. Si chiama Baidu, anche l'azienda che l'ha costruito, l'azienda di software che l'ha costruito si chiama Baidu, quindi lo stesso nome. E in questo caso credo che ci dica il numero, ma non lo posso sapere perché non so leggere il cinese. Questo che differenza ha rispetto a Google, rispetto a Bing? Che è orientato all'utenza cinese, quindi risponde, come vedete, anche con delle frasi inglesi che recupera dal documento originale, ma interagisce con l'utente, quindi gli fornisce la risposta, ad esempio, quante sono le pagine web, no? Scrivendo in cinese, perché è orientato a un'utenza che preferisce usare il cinese come lingua franca, lingua di interrogazione, lingua di scambio di informazioni. Un altro, orientato invece alle pagine web in russo, si chiama Yandex, sia la ditta sia il software. In questo caso è incredibile, ci fornisce 28 milioni di documenti. Non sappiamo in quanto tempo perché non lo scrive, ma io ho aspettato più o meno lo stesso tempo. Come vedete, anche in questo caso, la prima, anche già la seconda, le prime indicazioni sono relative al vostro sito web, pagine diverse del vostro sito web, mette però anche in evidenza le immagini relative all'Innerwheel. Questo probabilmente è andato a pescare in un insieme di documenti più ampio, perché 28 milioni di documenti sono tantissimi. Allora, questo è un aspetto che dopo approfondiamo, il numero, la collezione dei documenti, il tempo che ci mette, però prima di proseguire preferirei un attimo, come vi avevo anticipato, approfondire che cosa intendiamo con web, perché queste sono applicazioni web. Allora, però è un'applicazione web. Che cosa è il web? Il web è una, diciamo,
può essere interpretata in due maniere diverse. È costruito da un insieme di programmi applicativi anche web. Ad esempio, il browser che noi utilizziamo è un componente dell'applicazione web. Quindi è un componente che ci permette di interrogare. Non so, qualcuno di voi userà Chrome, qualcuno di voi userà, penso, non lo so, Safari. Questi sono tutti browser, sono strumenti che sono stati costruiti quando è stato inventato il web all'inizio degli anni 90 e i primi documenti hanno cominciato a essere disponibili all'utenza finale verso il 92-93 e i documenti sono organizzati in quello che si chiama un ipertesto, parola che di solito può sembrare oscura ma molto semplice. Se noi pensiamo a un testo che ha più livelli, le pagine collegate a un altro documento, eccetera. Questo è su piani diversi documenti, quindi testi su piani diversi, con tutti i collegamenti, i riferimenti. Quindi noi possiamo andare da una pagina a un'altra perché abbiamo i riferimenti che ci mettono in collegamento. Questo è il web, non è la rete di trasmissione dati. Allora, qui ho scritto, è un ipertesto, i documenti distribuiti in milioni di calcolatori in tutto il mondo. Allora, sono calcolatori non i nostri personal computer, no? Sono o i nostri telefonini, che sono ormai dei calcolatori, i nostri tablet, che sono anche dei calcolatori. Non sono dispositivi finali, sono dispositivi che sono stati costruiti proprio per raccogliere dati, documenti e software, programmi, che vengono usati più o meno contemporaneamente in maniera, diciamo, concorrente da più utenti. Quindi, ad esempio, il vostro sito web è su un server che l'Inerwill avrà chiesto di poter utilizzare e magari pagate uno spazio, eccetera, e lì ci sono i documenti vostri relativi all'Inerwill. Quindi su calcolatori, quindi andiamo da un'applicazione che vuol dire uno strumento software web, dei calcolatori, un altro livello, e andiamo poi a un livello ancora più basso, quello della rete di trasmissione dati. La rete di trasmissione dati che noi utilizziamo in tutto il mondo viene chiamata Internet perché è una rete che interconnette, Internet Working è il suo nome, interconnette tanti calcolatori. Quindi questo disegno che vedete sulla sinistra che ho ripreso dalle web proprio oggi, c'è il mondo per dire abbiamo tutta la rete di trasmissione dati, che è una cosa fisica di basso livello. È come la rete del telefono, il doppino telefonico, no? Corrispondente per portare più messaggi, più informazioni, ma è corrispondente a quella. Col doppino telefonico non ce ne facciamo niente. Dopo abbiamo bisogno di avere l'apparecchio che ci mette in collegamento e usa, che è il calcolatore nel caso della rete internet, e poi dobbiamo avere l'applicativo che ci fa parlare nel telefono e qui che ci fa consultare i dati. Quindi quando qualcuno dice faccio una ricerca in internet, se vogliamo essere precisini, è sbagliato perché la ricerca si fa sul web, perché i documenti sono web. In internet ci sono applicativi web che funzionano e ci permettono di fare la ricerca web, ma c'è anche la posta elettronica che funziona in internet, c'è anche il trasferimento dei file, il transfer, il Dropbox, il cloud, sono tutti applicativi che usano calcolatori e usano la rete di trasmissione dati fisica. È ovvio che poi noi potremmo continuare a dire ho fatto una mia ricerca in internet, basta capirsi, però è importante tenere presente che l'ambiente che noi utilizziamo è estremamente complesso, estremamente articolato. Sono milioni di documenti che abbiamo connessi nell'ipertesto, no, veramente sono miliardi di documenti o anche di più che abbiamo connessi nell'ipertesto, che risiedono in milioni di milioni di computer di tipo server e che sono interconnessi con la rete di trasmissione dati. Quindi web è una grande applicazione intelligentissima, chi l'ha inventata ha inventato un'applicazione dal punto di vista informatico molto trasportabile, molto semplice, tanto che oggi, dopo 20 anni, la continuiamo a usare molto bene, sempre meglio e molto facilmente. Quindi abbiamo chiarito questa cosa del web, perché magari è una curiosità anche con qualche informazione in più. Adesso torniamo alle domande dei motori di ricerca. No, come non detto, mi ero dimenticata di dirvi che per arrivare da web ai motori di ricerca
è importante fare un altro passaggio. Allora, web cos'è? Un grande ipertesto. Quindi è un punto di accesso a miliardi di documenti che normalmente chiamiamo pagine web per comodità. La maggior parte di questi documenti sono pagine web, quindi sono pagine di testo scritto, come abbiamo già visto prima, in italiano, in inglese, in giapponese, in cinese, in qualsiasi lingua, perché gli utenti nel mondo e chi pubblica e chi prepara i siti web decide in che lingua scriverli. Ormai abbiamo degli alfabeti così articolati che con i calcolatori possiamo rappresentare tutti gli alfabeti di tutte le lingue vive, ma anche delle lingue morte, credo tutte le conosciute. Infatti, per ogni carattere possiamo usare anche 128 bit per la rappresentazione, quindi possiamo rappresentare tutti gli alfabeti che ci sono. E però, per accedere alle informazioni attraverso web, se voi ci pensate, se non avete un motore di ricerca, dovete avere l'indirizzo web. In questo caso, questo è il vostro indirizzo, è l'indirizzo del vostro sito web. Che cosa ha di difetto un indirizzo? Ha il pregio di essere unico al mondo. Questo indirizzo corrisponde solo alla pagina principale del vostro sito. In tutto il mondo, in tutti i miliardi di documenti, questo è l'unico che ha questo indirizzo ed è per quello che se noi chiediamo questo indirizzo ci viene proprio la pagina del vostro club. Però di solito un indirizzo web è costituito da tanti caratteri. In questo caso http://www, eccetera, eccetera. Noi umani non amiamo ricordarci a memoria gli indirizzi di questo tipo, no? Se fossero molto molto semplici magari ce lo ricordiamo, se c'è una logica ce lo ricordiamo, ma qui c'è una logica ovviamente, ma è giustamente complessa perché il vostro club fa parte di una comunità internazionale e quindi è ovvio che è necessario dare tante informazioni per individuarlo e distinguere quello di Padova da quello di Roma, da quello di Parigi, eccetera. E gli indirizzi web sono costruiti proprio per distinguere calcolatori, pagine che sono su calcolatori, che sono immersi nella rete internet in tutto il mondo. Allora, se noi non conosciamo l'indirizzo, normalmente pensiamo di utilizzare un motore di ricerca, perché oggi sono così noti i motori di ricerca, e allora adesso passiamo effettivamente ai motori di ricerca. Allora, il motore di ricerca è un'applicazione specifica dentro al web, che a sua volta è tipo scatole cinese, che a sua volta è un'applicazione web. Allora, qual è lo scopo? Facciamo un passo indietro praticamente, le cose che abbiamo già detto prima. Se noi abbiamo un utente che ha un'esigenza informativa, e qua abbiamo un utente nel disegno sulla sinistra col punto di domanda in testa, l'utente, se parlasse con una persona, potrebbe esprimere la sua esigenza informativa anche con una frase lunga, con un discorso in maniera interattiva, dicendo: guarda, io avrei bisogno di queste informazioni, cosa dici? Dove le vado a cercare? Come faccio a trovarle? Una volta, ad esempio, se avevamo bisogno di informazioni telefoniche, avevamo un elenco del telefono per Padova, un elenco del telefono per Verona e lo consultavamo per avere un numero di telefono, no? Invece adesso potremmo usare un motore di ricerca, ad esempio. Quando andavamo nelle biblioteche per trovare, ad esempio, fare un esame, studiare, trovare un giornale che ci interessava per consultare un quotidiano che non avevamo acquistato qualche anno fa, sapevamo che dove noi andavamo, cioè quella biblioteca, di solito conteneva un certo tipo di documenti. Cioè la biblioteca era stata costruita, ad esempio, per un servizio di una zona della città di Padova, poteva essere una biblioteca di quartiere, oppure era la biblioteca universitaria di Via San Biagio, del Ministero dei Beni dell'Attività Culturale. Allora conoscevamo la collezione di documenti che avevamo di fronte, perché sceglievamo. Se cercavamo l'indirizzo di un telefono, il numero di un telefono, sceglievamo l'elenco di Padova se era un numero di Padova o l'elenco di Roma se era un numero di Roma. Se volevamo trovare un quotidiano, sapevamo che nell'emeroteca che c'è a Padova lo potevamo trovare, andavamo fisicamente lì e lì, quindi la collezione la conoscevamo a priori, sapevamo che cosa ci potevamo aspettare
Quindi avevamo, come c'è in questo disegno, questo quadrato rettangolo pieno di documenti, ma noi come utenti sapevamo che cosa potevamo avere in risposta, perché quei documenti erano di un certo tipo, a seconda del servizio al quale ci rivolgevamo. E dovevamo imparare come i bibliotecari, come gli archivisti l'avevano organizzati, e quindi se dovevamo consultare delle schede catalografiche cartacee quando non c'era ancora l'automazione. Allora, negli anni, anche i motori di ricerca si sono ispirati ovviamente ai metodi di classificazione delle biblioteche e degli archivi e li hanno cercati di trasformare in maniera tale che fossero in grado poi di permettere di recuperare i documenti velocemente, perché anche una biblioteca come la biblioteca universitaria non avrà 28 milioni di documenti, ma ne avrà 2 o 3 o 4 milioni. Quindi se noi entriamo in biblioteca non abbiamo modo di vedere tutti i documenti, sono sparsi in tante stanze, è esattamente la stessa cosa con i motori di ricerca, solo che nei motori di ricerca tutti i documenti sono rappresentati in maniera digitale e quindi in forma numerica, in modo tale che i calcolatori, che si chiamano calcolatori perché sono gli strumenti che ci permettono di fare dei calcoli su dei numeri, tutto viene rappresentato come numeri, non perdiamo delle informazioni, abbiamo una rappresentazione numerica corrispondente, almeno in parte o quasi completamente, a quella fisica normale che conosciamo, e quindi si sono dovuti inventare metodi di rappresentazione in formato digitale dei documenti, e poi si sono dovuti trovare dei metodi per effettuare la ricerca, che nelle biblioteche normali facevamo a mano con le schedine, per farlo fare al motore di ricerca. Quindi tutto il processo di ricerca è stato trasformato in maniera automatica. Però come viene costruita la collezione? Questa è la prima domanda che credo che ciascuno di voi si faccia quando utilizza un motore di ricerca, anche implicitamente, no? Cioè, ma come mai non mi ha trovato questa cosa che io sapevo che c'era? Perché magari non c'è nella collezione del motore di ricerca e quindi non ve la può fornire, anche se è molto veloce, anche se ha miliardi di documenti gestiti. E l'altra cosa, che dopo approfondiamo insieme, è con che metodi. E qui non spaventatevi, non ho nessuna intenzione di fare dei discorsi di tipo matematico o di discipline specifiche, ma dal punto di vista funzionale, che cosa fa per darci le risposte in tempo breve? Come fa a lavorare in tempo così breve? Allora, adesso approfondiamo la costruzione dei documenti. Allora, la costruzione dei documenti. Manteniamo l'analogia con una biblioteca perché è un'analogia che possiamo utilizzare perché le conosciamo tutte le biblioteche. Allora, la biblioteca, chi l'ha costruita? Ma negli anni, certe biblioteche nei secoli, no? Sono state costruite o con l'aiuto, i suggerimenti dei bibliotecari, ma anche degli utenti, ma anche degli studiosi. E se la biblioteca universitaria o la biblioteca, diciamo, della facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, sarà una biblioteca, quella della centrale della facoltà di ingegneria, che adesso non esistono più a Padova, ma che si chiama ancora così, comunque la biblioteca centrale di ingegneria, raccoglierà dei documenti di tutte le materie tipiche dell'ingegneria. Una di una facoltà di lettere, a seconda, ad esempio, di storia, tutti quelli che riesce a raccogliere. Allora, la collezione ha sempre una quantità di documenti che è finita, costruita nel tempo secondo una logica. Allora, in parallelo, quando si crea la costruzione, quando si costruisce, si crea e si costruisce la collezione dei documenti che usa il motore di ricerca, per analogia bisogna trovare dei metodi corrispondenti a questi. Quindi adesso stiamo vedendo che in effetti il motore di ricerca è costituito da due grandi parti. Abbiamo detto prima, è un'applicazione web complessa con tanti programmi. Bene, questi programmi hanno due obiettivi. Qui stiamo vedendo il primo obiettivo, i programmi che ci aiutano a costruire la collezione, che dopo viene resa disponibile
dal motore di ricerca propriamente detto, l'altro componente. Quindi stiamo vedendo anche quella che si chiama l'anatomia di un motore di ricerca, cioè le due parti principali, i programmi che costruiscono la collezione, i programmi che rispondono alle nostre domande o motore di ricerca propriamente detto. Allora, qui vedete uno schema che ho trovato in una pagina di un libro, il fatto che sia in inglese non cambia niente. Il blu è una pagina web, l'arancione è un'altra pagina web, la verde è un'altra pagina web, in particolare sono una di un sito che si chiama H, uno di un sito che si chiama M, l'altro si chiama W. Me lo sono perso, non ho scritto sito W. Allora, voi capite che se noi dobbiamo costruire una collezione di documenti a partire da documenti che sono distribuiti in un ipertesto mondiale, e oggi sono molti miliardi di documenti, noi dobbiamo avere dei programmi che si comportano come ci comportiamo noi utenti quando navighiamo, quando consultiamo le pagine web. Cioè passiamo da una pagina all'altra, se la pagina ci pare interessante, certe volte ce lo scriviamo a matita, a penna, l'indirizzo, oppure lo prendiamo, lo mettiamo fra una cronologia o un elenco di preferiti, cioè lo mettiamo da parte. Ecco, noi abbiamo qui uno strumento software che si chiama, adesso familiarmente, Vagabondo in italiano, perché è una delle parole che viene usata in inglese, che vagabonda, gira, naviga e man mano che trova le pagine di interesse le prende e costruisce la collezione. La prende un'altra pagina, la trova. Quindi in questo caso trova la pagina blu, gli interessa, la mette da parte, la memorizza. Prende la pagina arancione, la mette da parte e dentro alle pagine ci sono i collegamenti. Quindi nella collezione che man mano costruisce ci sono anche tutti i collegamenti che mantengono i collegamenti fra le pagine. Allora, il vagabondo in inglese si chiama wanderer, che vuol dire vagabondo in inglese, non l'ho neanche scritto perché è la traduzione di vagabondo. Anche spider, perché è come un ragno che va su una tela, perché il web vuol dire tela, ragnatela, anche la tela del pescatore, ma in questo caso è una ragnatela che simula graficamente i collegamenti fra le diverse pagine, no? Oppure robot, perché è un programma che fa delle azioni come quelle che fa un robot in maniera automatica, oppure l'abbreviazione di robot bot, oppure crawler. Ve le ho scritte queste perché magari le conoscete, ma magari ne conoscete solo uno o due, insomma, sono tutti sinonimi. Poi, come vengono costruiti dal punto di vista informatico, magari lì ci sono delle diversità di comportamento, perché alcuni sono più veloci a fare una certa operazione, alcuni altri, ma concettualmente sono dei raccoglitori, cioè dei programmi che raccolgono le pagine web che tendenzialmente sono di interesse. Quali sono le pagine web di interesse? Allora il programma lo dobbiamo aiutare, quindi gli dobbiamo dire quali sono i nostri obiettivi nella costruzione della collezione e in particolare come input, cioè come partenza a questo programma, diamo un elenco di indirizzi web, quindi chi programma questi strumenti dà un elenco di indirizzi web che si chiamano anche semi, che sono importanti come punti di partenza per andare a costruire la collezione. Ad esempio, se noi vogliamo costruire una collezione come quella di Google, che è una collezione di tipo generalista, come abbiamo già detto, potremmo dare l'indirizzo dei siti web dell'Inner Wheel, del Rotary, della RAI, di qualche università, eccetera. Se invece noi vogliamo costruire una collezione tematica o specialistica, l'elenco conterrà degli indirizzi tutti coerenti con questo obiettivo. Ad esempio, se noi volessimo costruire una collezione per fare un servizio di motore di ricerca che trova tutti i nomi dei professori, dei docenti delle università italiane, noi potremmo dare come elenco di partenza gli indirizzi, che sapete si chiamano anche URL, Uniform Resource Locator, gli URL di tutti i siti web delle università italiane. Ad esempio, per Padova sarebbe www.unipdit,
Verona sarebbe www.univr.it, eccetera. Con questi poi si costruisce il programma che va, gira, raccoglie, girando per il web e prende i documenti di interesse. Ovviamente, a seconda dell'interesse, prenderà solo i documenti iniziali del sito web o, come si dice, andrà a livello più profondo, andrà più in fondo a cercare altri documenti, a seconda anche di quanti documenti noi vogliamo avere, che insieme di informazioni ci interessa avere, e viene costruita la collezione. Adesso ci possono sorgere due domande. Quanto tempo impiega questo vagabondo, questo programma, a raccogliere questi documenti? Allora, dipende dall'obiettivo della collezione che vogliamo creare. Se è una collezione molto specifica, molto contenuta, magari ci si mette un giorno, 2 giorni. Anche questi programmi che funzionano molto velocemente, a volte sono un insieme di programmi che lavorano in parallelo, si dividono i compiti. Uno dice: estraggo le pagine dell'Università di Padova, uno dell'Università di Parma, e vanno in parallelo, poi mettono insieme tutti i documenti dopo. Ma certe volte, se si, ad esempio, un motore di ricerca come Google, per raccogliere tutte le pagine web di interesse ci metterà 2 o 3 settimane. 2 o 3 settimane, perché sono miliardi di documenti. E quando è che finisce questo vagabondo di fare il suo lavoro? Quando è che ha completato la collezione? Mai. Perché? Perché il web è estremamente dinamico. I documenti, voi sapete, certe volte spariscono, non li trovate più. Perché? Perché un utente ha deciso di cancellarli, perché un documento è diventato obsoleto, perché viene sostituito con una nuova versione, ma Google deve recuperare la nuova versione, altrimenti vi dà delle informazioni che sono obsolete e potrebbero essere sbagliate, perché magari la nuova versione è stata sovrapposta a quella precedente perché conteneva degli errori. Quindi vagabondo continua a lavorare in parallelo rispetto all'operatività del motore di ricerca e si metteranno d'accordo, e non è una cosa semplice, su: guarda che ti passo questa nuova sottoinsieme di collezione, devi inserirla, devi tenerla presente, eccetera, però ognuno fa il suo lavoro. A questo punto andiamo a vedere invece come fa a rispondere velocemente. Allora, abbiamo costruito la collezione, ma noi sappiamo benissimo che se abbiamo una collezione anche nelle nostre librerie a casa, se non la mettiamo in ordine, la mia purtroppo non è tanto in ordine, faccio fatica a trovare i libri che cerco certe volte. A me è capitato di comprare 2 volte lo stesso romanzo perché non lo trovavo più, perché purtroppo certe volte ho anche i libri in doppia fila, e quindi è successo. Questo però non deve succedere al motore di ricerca, non va bene che funzioni non bene, no? E quindi deve riuscire a districarsi fra questi documenti, tenerli distinti, mettersi d'accordo con il vagabondo, e quando ce l'ha deve preparare la collezione, perché mi deve rispondere in fretta. Perché se qualcuno mi chiede: dov'è il romanzo tal dei tali a casa tua? E io non so dove sia, ma so che ce l'ho, questa volta so che ce l'ho e non ne compro la seconda copia. Ipotizziamo, non so se ce l'ho qui, dove sono qui, che ho una libreria lì, o ce l'ho di sopra, oppure l'avevo messo quando avevo lo studio in università, l'avevo portato in università. Invece il motore di ricerca ci risponde: abbiamo visto Google, che è l'unico che ci dà i tempi, in 0,54 secondi, e ci ha fornito 8.600 documenti. Quindi tutta questa collezione deve essere preparata. Qui vi ho fatto solo vedere. Vi desidero solo far vedere, non vi ho fatto, vi desidero solo far vedere quali sono alcune delle fasi che dobbiamo realizzare noi che sviluppiamo i programmi e pensiamo a delle nuove soluzioni. Da quando lì in alto a sinistra abbiamo i documenti, questi rettangolini, no? Con la pieghina che indica i documenti cartacei, li rappresentiamo in formato digitale, dobbiamo sottoporli a vari passaggi in maniera tale da creare un indice. Un indice che, come l'indice analitico di un libro, ci dice: se tu cerchi queste parole sono trattate con il documento. E come nell'indice analitico di un libro voi trovate il riferimento alla pagina 45, ad esempio, qui dovete trovare il riferimento al documento web corrispondente a quei contenuti.
Allora, questo processo è un processo molto complesso, con fasi diverse, e più che altro la cosa interessante, l'ho messo in evidenza graficamente solo per questo, per dirvi che qui servono delle competenze assolutamente interdisciplinari, perché serve chi sa di linguistica, chi sa di linguistica computazionale, quindi metodi per elaborare, estrarre parole significative dai testi. Infatti ho messo un grafico qui, l'iperbole, la legge di Zipf per la distribuzione delle parole, come facciamo a scegliere quelle più importanti, eccetera. Servono degli statistici, servono delle persone che sanno di calcolo e probabilità e servono ovviamente delle persone che sanno realizzare degli algoritmi che corrispondono poi alle operazioni che devono essere fatte, cioè delle procedure che poi possiamo implementare in un linguaggio di programmazione e far elaborare i dati per creare l'indice. Quindi gli indici che crea il motore di ricerca partendo dalle collezioni non sono più i documenti, sono indici che fanno poi riferimento ai documenti. Quindi, ad esempio, per analogia, noi potremmo avere un indice alfabetico delle parole, tutte le parole che sono nei documenti. Oppure potremmo avere un indice, e ce l'abbiamo spesso, dei nomi di persona, perché se vogliamo trovare tutti i documenti che abbiamo disponibili di Einstein, diciamo Einstein e vogliamo i documenti che ha scritto o che parlano di Einstein. Oppure i nomi dei luoghi geografici, perché vogliamo organizzare un viaggio, vogliamo andare a Siena, vogliamo vedere che documenti, che mezzi di trasporto possiamo utilizzare e quindi abbiamo anche l'accesso attraverso i luoghi geografici. Quindi questi indici, io lì prima ho scritto un indice, in effetti un motore di ricerca, specialmente generalista, ha un numero elevato di indici che lavorano in parallelo. Quando noi facciamo la nostra domanda, viene scomposta la nostra domanda, Inner Wheel andrà ad esempio in un indice, no? Padova andrà in un altro indice, poi rimette assieme tutte le informazioni e ci fornisce la risposta, le combina. E lo fa molto velocemente. Quindi abbiamo già detto, è simile per analogia a quello che fa un indice analitico di un libro. Quindi questo viene preparato, quindi quando noi usiamo un motore di ricerca, il motore di ricerca ha già creato la collezione dei documenti, ha già preparato l'indice e l'indice, qui c'è un esempio molto molto semplice per dire abbiamo l'indice delle parole, qui erano tre documenti semplicissimi che parlavano di pagine web, di recupero dell'informazione, di strumenti, eccetera, in ordine alfabetico voi vedete e se supponiamo che questo indice, a questo indice poniamo la domanda pagine web, il motore di ricerca prende la riga 15 e trova sopra. Voi vedete D1 e D3, i documenti D1 e D3, ma vogliamo che siano le pagine, non le pagine qualsiasi, le pagine web. Allora andiamo nella riga 27, 1 e 1. Dov'è che troviamo 1 e 1 insieme? Nel D1. Mi fornirà il documento D1 per le pagine web, perché probabilmente gli altri non parlano di pagine e uno parla magari di web a livello generale. Quindi voi capite che anche se abbiamo miliardi di documenti, l'indice sarà costituito da centinaia di migliaia di parole, ma non miliardi, quindi sono ordini di grandezza in meno, e è già pronto, il calcolatore in parallelo cerca da una parte, cerca dall'altra, combina e dà la risposta. Quindi voi capite che ci mette molto meno tempo. Però usa le parole, non le frasi spesso. Deve ricombinare spesso. Certi usano anche le frasi, ma fa fatica e quindi a un certo punto i documenti magari che recupera non sono così pertinenti alla vostra domanda, perché è andato a trovare anche delle cose meno significative. Quindi magari in quegli 8.600 documenti ce ne sono 2.000 veramente di interesse e poi magari gli altri 4, 7, 8.000 non lo sono tanto. Però nessuno di noi, credo, quando fa una ricerca su web, va a guardare 8.600 risposte. Io non ne ho ancora conosciuto nessuno, neanche nessuno di noi. Facciamo delle simulazioni, andiamo a provare automaticamente, perché vuol dire passarci una vita a controllare 8.600 risultati, no? Quindi ci si fida del motore di ricerca e normalmente si guardano quelli della prima pagina o le prime pagine. Anche se per caso perdiamo qualcosa che potrebbe essere interessante. Quindi abbiamo visto
queste due parti, queste due cose. Allora, adesso sono arrivata alle informazioni conclusive, perché sto cercando di mantenere dei tempi ragionevoli vista l'ora, no? Allora, alcune domande come mie considerazioni conclusive, sulle quali magari spero di suscitare anche il vostro interesse, qualche domanda specifica. Allora, magari le leggo insieme a voi. L'elenco degli indirizzi web che viene fornito in input al vagabondo, quindi la costruzione della collezione. Influenza i contenuti della collezione? Ad esempio, favorendo la costruzione di una collezione generalista o tematica, allora, quale motore di ricerca conviene utilizzare? Voi adesso potreste avere più interesse a dire, beh, adesso so come viene costruita la collezione di documenti, a seconda del mio interesse specifico, uso un motore di ricerca oppure un altro. Certo. So il russo, sto cercando i documenti in russo, non uso Google, uso Yandex, no? Se invece sta cercando un'informazione specifica di una collezione specialistica, magari uso il motore di ricerca che rende disponibile le descrizioni catalografiche dei libri, quindi uso un catalogo in linea per l'utenza finale della Biblioteca Nazionale Centrale, ad esempio, anche la Biblioteca dell'Università di Padova. Quindi, una conoscenza critica adesso abbiamo, no? Sappiamo come viene costruita. Allora questa collezione potrebbe anche essere depurata da certi contenuti che non vogliamo far conoscere alle persone. Google in Cina funziona diversamente che in Italia. In Vietnam diversamente che in Italia. Perché? Perché a priori, magari quei governi hanno dato l'indicazione a Google di operare delle selezioni di un certo tipo. Quindi è molto importante tenere presente come viene costruita la collezione, perché delle informazioni ci potrebbero essere oscurate, non disponibili. E quindi sapere come viene costruito, sapere come si comporta il motore di ricerca è importante. Magari consulto tre documenti, tre motori di ricerca diversi. E comunque, se poniamo la domanda anche in due paesi gestiti a livello di repubblica e lo poniamo a Padova e lo poniamo a Parigi, la risposta sarà diversa. Perché? Perché l'indirizzo internet qui finisce con IT, Italia. Là finisce con FR. Il motore di ricerca vede la mia domanda da dove proviene e se proviene dall'Italia favorisce la presentazione dei documenti in italiano. Se vede il mio indirizzo internet del mio calcolatore, che è connesso in internet per rispondermi, no? Come abbiamo visto prima, che è a Parigi, mi risponde in francese più favorevolmente. Quindi non ho la stessa risposta dappertutto. Ed è per quello che, ad esempio, delle mamme che devono stare attenti a cosa consultano i loro ragazzi, perché sono giovani, non è il caso di esporli, ad esempio, a immagini di guerra pesanti, eccetera, possono anche programmare il browser d'accordo con il motore di ricerca per non far vedere certe cose, ad esempio. Però può essere anche una forma di censura, come dicevamo. Quindi è importante tenerlo presente. Poi, tutti i contenuti di una collezione, non ho scritto web, ma stiamo parlando di queste, sono autorevoli? Ora, questo è un grandissimo lavoro che facciamo all'interno dei motori di ricerca per cercare di fare in modo, quando si colleziona, quando il vagabondo funziona, i vagabondi funzionano, si collezionano i documenti, di buttare e non inserire nella collezione quelli che contengono fake news, quelli che contengono contenuti falsi. Non è facile, eh? Non è facile. Però è un lavoro che all'interno dei motori di ricerca del nostro settore si fa e si è cominciato a fare, adesso apro una brevissima cosa storica, si è cominciato a fare proprio con i motori di ricerca, perché i motori di ricerca si chiamano così da quando esiste web, ma si è potuto costruirli molto velocemente negli anni 90 perché si era studiato tanto tempo prima, biblioteche, archivi, eccetera. Si è imparato da lì e poi, dall'inizio degli anni 50 dello scorso secolo, quindi 40 anni di storia, si erano già fatti di lavoro. E quindi, quando sono arrivati questi documenti, si sono perfezionati i motori di ricerca per i documenti web. Ma prima, ad
Ad esempio, le leggi dello Stato italiano erano comunque disponibili attraverso il sistema di reperimento dell'informazione, perché si chiamava così, adesso possiamo chiamare motore di ricerca, Italgiure, che ha come collezione solo le leggi italiane, quindi tutti i documenti autorevoli. Allora, prima degli anni 90 noi eravamo abituati a lavorare con collezioni di documenti che non dovevamo costruire automaticamente, ce li davano, erano quelli, no? Ad esempio quelli dell'Italgiure, quindi non avevamo l'esperienza e la competenza per eliminare quelli invece non autorevoli o addirittura proprio con notizie false. Si è dovuto costruire invece successivamente questo. E, ultimissima domanda, ma le pagine web sono state pubblicate, abbiamo detto, dagli anni 90, no? Non prima, ma tutte le informazioni che nel mondo sono state prodotte prima le troviamo dentro i motori di ricerca? Allora, le pagine che vengono costruite dai motori di ricerca le contengono, se noi andiamo a fare delle ricerche di archivio, delle raccolte di informazioni, e decidiamo di costruire delle pagine che riprendono risultati e informazioni precedenti, altrimenti no, sono solo documenti dal 90 in poi. Adesso ci sono anche in linea dei documenti che sono stati digitalizzati, non so, dalla British Library, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, eccetera, e quindi riusciamo anche a recuperare i documenti precedenti, ma non sono nativi web, se vogliamo, no? Non sono nativi web. E quindi ci dobbiamo sempre domandare se, dopo aver consultato un motore di ricerca, dobbiamo fare delle ricerche d'archivio, dobbiamo andare in qualche biblioteca, in qualche archivio, perché non è detto che nel web ci siano tutti i documenti, anzi, molti documenti non sono presenti. Con questo io avrei completato e vi ringrazio per la vostra attenzione, spero di non aver sforato troppo il tempo che mi era stato messo a disposizione, un pochino forse, proprio di sì, non so se ci siano delle domande. Ecco. E forse è meglio che tolga la condivisione dello schermo. Maristella, grazie, è stata veramente una presentazione per me importante, perché ho chiarito alcuni concetti che non riuscivo ad aver ben chiaro, quindi grazie mille. Lascio la... C'era l'Ilaria che voleva fare una domanda, Ilaria? E... Microfono? voce. Ok, no. Sì, ce l'hai adesso il microfono. Ah. Sì. Buonasera Ilaria, ciao. No, si sente. Non ti sentiamo lo stesso. È attivato, ma non ti sentiamo. Giovanni, puoi dare una mano tu? Ah, Ilaria è più brava, Didi. Ah, ok. No, di Giovanni no, ma Ilaria è molto brava. È un'esperta lei, eh? Ilaria, okay. Se vuole può attivarsi il microfono. È attivato, da vedere. Ma non la sentiamo. Però non ti sentiamo, probabilmente la connessione non è corretta. Non si riesce? Prova. Magari non so, vuoi che passiamo alla successiva? E intanto che ok, allora mi pareva che ci fosse Giovanna Cauteruccio. Eccomi qua, mi sentite? Sì. Ti sentiamo. Sì. Okay. Ciao Giovanna. Grazie Maristella, bravissima, perché io ho tanta confusione su questo argomento che comunque mi affascina moltissimo. Ho capito che questa creazione della collezione è un lavoro molto complesso, ma c'è un aspetto che mi lascia sempre perplessa, è quello del dopo, la conservazione di questi documenti. Io mi immagino che, per esempio, nel caso dell'università dove fate queste attività, ci sia un grosso server che contiene questi documenti, oppure che vi avvaliate della tecnologia cloud, quindi la nuvola famosa che conserva tutte queste
foto, documenti, eccetera. Però mi domandavo, anche quella ha una collocazione fisica, giusto? È in un qualche posto e che forse è in un posto anche diverso, da, forse anche dall'Italia, non ho idea dove siano questi posti dove sono allocati i documenti nel cloud. Ma e allora mi domandavo, ci possono essere anche contestazioni giuridiche tra una nazione e l'altra se il fruitore del lavoro è diverso dal gestore del servizio? Ecco, un po' di confusione su questa fase che è successiva al vostro lavoro. Fate un grosso lavoro, dopo dove sta fisicamente questo lavoro? Posso rispondere? Prego. Perfetta. Allora, intanto sono domande molto intelligenti tutte e due e molto impegnative come risposte. Allora, e non hai per nulla confusione. È un momento diverso. Allora, e anche in parte parallelo. Vediamo. Rispondo con una domanda, ma non eludo la risposta. Rispondo con una domanda. Secondo voi, non occorre che poi rispondiate, ma pensate un attimo, quanti calcolatori usa Google per mettere da parte i documenti della sua collezione? Tanti, penso tanti. Allora, Google non ce lo dice, non lo sappiamo. Circa 10 anni fa, visto che avevo un amico che era andato dall'università a lavorare in Google, si è lasciato sfuggire questa informazione, ma 10-12 anni fa erano 300.000. 10 anni fa. Io mi immagino che adesso saremo nell'ordine, e gira questa voce, dei milioni di calcolatori. Perché se le pagine web sono miliardi e Google deve conservare sia la collezione dei documenti, perché la deve conservare, perché dopo deve avere la copia conforme per anche far vedere che se per caso la pagina web non c'è più, lui risponde perché c'era una pagina precedente, no? Ma deve anche conservare tutti gli indici. E quelli, gli indici, l'indice analitico rispetto a un libro, magari sono 10 pagine, ma rispetto a dei miliardi saranno delle centinaia di milioni, rispetto ai miliardi. Quindi, man mano che noi costruiamo la collezione, man mano che costruiamo gli indici, abbiamo bisogno di spazi di memoria secondaria, cioè dischi, no? Accesso diretto di varia natura, enormi, grandi, che sono su server distinti, che sono tutti accessibili attraverso internet, magari solo a noi, non a tutti, schermati. Quindi la tua domanda è molto importante, perché in questa maniera, ad esempio, Google può Sì, decidere ok. di mettere le pagine cinesi in Cina, nei server in Cina, se questo gli hanno chiesto, perché non è una repubblica, e non farle uscire da lì e renderle disponibili solo al cinese. Io non sento più niente adesso. Noi ti sentiamo però adesso, Ilaria. Ecco, Ti Giovanni, ti sentiamo, sì. saluto. Però non abbiamo più sentito la Maristella. Che stava... Ecco. È partito l'audio, non chiedetemi perché. No, no. Adesso mi Adesso, sentite di nuovo, sì, vero? adesso ti Ho tutta la sentiamo. roba strana, se è No, scusate, sono stato io per riattivare Ilaria ecco, adesso però problema. dovrebbe funzionare tutto. Siamo qua. Allora, teniamo presente che i calcolatori fino adesso non esplodono, quindi al massimo si spengono, li riaccendiamo e ci riparliamo. Quindi, no, dopo ce ne diciamo tutti lo stesso, ma non importa. Quindi il cloud, no? Cos'è? Sono insieme di server. E magari l'Università di Padova decide di non avere tutti i server con i dischi a casa sua, prende in affitto dei dischi sui server, ma che comunque sono nella rete internet, sono connessi alla rete internet. Quindi anche queste cose del contenzioso, dei documenti di una nazione, certamente sono tutti problemi, no? E in effetti non sappiamo fino a quando avremo risorse per mantenere così tante informazioni anche duplicate, perché abbiamo visto che sia Yandex, sia Google, Baidu, l'altro non so perché non so il cinese, ma ci danno anche informazioni corrispondenti, vuol dire che quelle pagine,
Sul web ce n'è una originale, ma ci sono le copie dentro Google, Yandex, eccetera. Quindi ci sono dei sottinsiemi del web che vengono gestiti dal motore di ricerca. Tutto il web non ce l'ha nessuno, perché è così grande e servono tutti i server che sono connessi alla rete internet con dentro delle pagine web. Quindi anche se Google ha dei milioni di server, comunque non ha tutti quei milioni che sono in giro, no? Quindi non c'è una versione unica, non c'è una duplicazione completa del web. Certamente sarebbe importante se, invece di usare un servizio che è anche gratuito tipo Google, l'Università di Padova vuole avere il suo motore di ricerca per le sue pagine web, faccia degli accordi con delle organizzazioni che garantiscono, ad esempio, di tenere i dati all'interno della nostra nazione, cosa che adesso sicuramente non succede con il cloud, perché il cloud poi sarà più economico in Bulgaria rispetto a Padova, perché lì il costo del lavoro è inferiore rispetto al costo del lavoro italiano. Ma ci va bene che i nostri dati siano lì? Perché io poi non ho parlato, perché non era argomento di questa serata, non ho parlato di tutti i dati che vengono rubati anche dal web per poi riuscire a... cioè il web diventa una porta per applicazioni che contengono dati bancari, che contengono dati personali, che contengono dati sanitari, no? E quando si rompe questa porta si riescono anche a rubare dei dati, no? E quindi averli magari in Italia ti dà il permesso di poter gestire anche un contenzioso che non è certo contenzioso con la Russia, no? Quindi purtroppo si mescolano a questo livello, oltre che gli aspetti, diciamo, tecnici, degli aspetti politici, economici, organizzativi e di sicurezza. Quindi, ad esempio, il nostro collega Mauro Conti, che è entrato l'anno scorso nel nostro club, che è un esperto di sicurezza, certamente vede i motori di ricerca con un'ottica diversa, perché li vede magari come strumenti che possono aiutare a infrangere delle leggi e la sicurezza informatica, ad esempio. Quindi è un aspetto diverso. Quindi spero di aver risposto in parte alle tue domande. Senz'altro, è molto interessante. Infatti. È molto interessante, è molto complesso e ci vogliono tante competenze. Quindi è anche un lavoro che richiede di solito dei gruppi di lavoro con persone con competenze diverse che collaborano assieme. Ad esempio, a livello nazionale, se adesso andiamo verso la società digitale, è necessario che l'Italia si doti di gruppi di lavoro, no? O usi i gruppi di lavoro all'interno dell'università che collaborino, eccetera, perché sono tantissimi gli aspetti da affrontare. Dire facciamo la digitalizzazione nazionale è un lavoro infrastrutturale, organizzativo, politico, di sicurezza che richiede tantissime competenze. Tantissime competenze. E bisogna Ilaria, prego. Continuare gli studenti a studiare, a imparare. Prego, grazie, Ilaria. Grazie mille Maristella per la tua relazione, è sempre molto piacevole ascoltarti. Sei bravissima a far capire i concetti anche ai non addetti ai lavori. Io avevo una domanda in serbo a cui in realtà hai già risposto, ma te la faccio lo stesso perché ne avevo una di riserva associata. Ed è questa. Ci hai fatto vedere che a seconda del motore di ricerca il numero dei risultati è molto diverso e a seconda anche se il sito da cui ricerchi è rivolto al mercato italiano o al mercato di un altro paese, esempio la Cina e la Russia che non hanno la nostra libertà di informazione. E quindi, come dicevi prima, ci sono delle informazioni che possono essere nascoste, censurate, ma esistono dei grandi firewall nazionali che oscurano le informazioni, quindi oltre agli algoritmi del motore di ricerca, il risultato viene anche determinato da questi grandi firewall che possono bloccare la possibilità di trovare alcune informazioni? Allora,
Io non ti so dire esattamente se sono solo firewall o anche altre tecniche, perché non te lo so dire tecnicamente, perché non me ne sono mai interessata. Però vi faccio un esempio. Io una volta sono stata invitata a fare una relazione in Vietnam da noi e ovviamente era sui motori di ricerca, perché ci lavoro dal 1975, non prima, e passi avanza, ecco, e dovevo completare ovviamente le slide, volevo fare degli esempi, eccetera. Ho fatto la stessa domanda che avevo fatto 2 giorni prima in Italia e la risposta è stata completamente diversa. Lì non ho capito perché. Cioè, non sapevo neanche allora ancora della censura, perché chi lavora a livello scientifico certe volte non si pone il problema politico, no? Ecco. E lì abbiamo cominciato a capire che invece veniva gestito il nostro lavoro in maniera assolutamente pericolosa. Quindi sì, che poi siano firewall o siano altre tecniche. Io personalmente non te lo posso dire. Ma il filtro c'è. Però sicuramente. Certe cose in Cina non le sanno mai. In Vietnam, questo l'ho verificato io, non lo sapevano. Ma anche cose normalissime, perché che esempi volete che andassi a fare io? Cioè, onestamente, non era il mio obiettivo, no? Andare a trovare. Io proprio, però non ho trovato i documenti utili. Quindi, ma... tu hai cercato in un motore di ricerca italiano o vietnamita? Google.it. Quindi a seconda della tua provenienza lui ha filtrato il contenuto. Io però provai anche con google.com e lì non c'era lo stesso. Allora, quindi era la provenienza del tuo computer. Io credo che in quei casi venga guardato quello che ho chiamato prima, che si chiama così come tu ben sai, indirizzo del computer, e che dice dov'è il computer. Cioè c'è un indirizzo fisico che è il Mac. Il MAC address. Il MAC address. E quello può essere dovunque, perché è uscito da una casa costruttrice di calcolatori. Chiaro, ma avrai anche... No? Certo. Il livello internet ha un indirizzo logico. Certo. Che finisce con i TFR, eccetera. Quindi quell'indirizzo lì è subito identificato con le tabelle degli indirizzi, come gli indirizzi del telefono, che è un indirizzo di italiano di Padova oppure un indirizzo degli Stati Uniti d'America. Quindi, secondo me, loro lavorano poi a livello di indirizzi internet ed è per quello che prima ho fatto quella precisazione su web, calcolatori e internet. Perché se non è chiaro questo livello, questo sandwich... Uno dice, ma come fanno? Ma perché? Ma che idea? No, perché ognuno di noi chiede, quando mandiamo via una lettera, scriviamo l'indirizzo sulla lettera e la risposta manda nel nostro indirizzo. Ogni volta che noi chiediamo una pagina, noi diamo fuori il nostro indirizzo internet e diciamo, io sono il calcolatore all'indirizzo internet tale che chiede la pagina www.unipdit, me la rimandi indietro. Per rimandarmela devono sapere il mio indirizzo. Dove? Certo. E quello è un indirizzo internet, non è un indirizzo web. Sanno dove è logicamente. Poi magari può essere anche, magari è a Bolzano, in Austria, eccetera. Però logicamente sanno dov'è. E quindi possono bloccarlo. Grazie mille. Figurati. Non ti si sente? Scusa, Ebe Martinez che deve fare una domanda. Prego, Ebe. Mi permette di salutarla mentre lei Ebe si sta preparando? Perché abbiamo fatto un lungo percorso insieme. Ok, il microfono. Mi fa piacere salutarti. Hai il microfono spento? E sì. Quindi ecco qua, adesso l'hai aperto. Sì, io ti ho sentita, tu non mi hai sentita ovviamente perché il microfono era spento. Volevo salutarti e ringraziarti per questa interessantissima esposizione di un argomento che certamente non è che sia molto, molto semplice da capire e da seguire, ma tu hai avuto proprio la capacità di spiegarlo, di portarlo, di farcelo capire anche se a grandi linee, certamente nel dettaglio
per me, per carità, non voglio generalizzare, non è che sia semplice entrare in queste logiche, però un'idea me la sono fatta, grazie. Volevo chiedere appunto a proposito dei motori di ricerca, intanto sapere come, come si fa diciamo a rintracciare eventuali elenchi di questi motori di ricerca, perché tu ne hai citati alcuni che io non avevo mai sentito nominare. Io per quello che riguarda la mia esperienza mi ricordo solo di Mozilla, Firefox, che poi a un certo punto è sparito, e adesso uso Google. Google certamente è uno dei più importanti, dei più diffusi nel mondo, però mi pare di aver sentito che non è che sia poi tanto affidabile, almeno al 100%, perché le notizie che vengono raccolte, diciamo, da questo motore di ricerca, sì, vengono conservate, ma sono anche eventualmente disponibili per paesi terzi, per cui è un po' quello mi pare di aver capito che hai detto anche tu. E quindi io mi domandavo se esistono delle leggi specifiche che possano tutelare diciamo l'utente, no? Perché nel momento in cui tu richiedi delle informazioni o insomma quali che siano, il tutto probabilmente viene registrato e viene conservato negli archivi, tra virgolette, di Google, che però potrebbe anche fornire queste informazioni ad altri paesi. Cioè, se esistono delle leggi che tutelano anche l'utente, cioè quando io mi metto sul, apro il computer e voglio così informarmi su un argomento qualsiasi, probabilmente vengo in qualche modo, come dire, identificata e in base a quello che io eventualmente posso chiedere, potrei correre il rischio che questa mia richiesta magari poi venga, non lo so, venga conosciuta da altre persone. Forse dico delle cose che non esistono, però ecco, mi sono posta questo problema. Quali sono le leggi che ci tutelano? Allora, ti sei posta un problema reale e molto importante. Quindi io non l'ho trattato sì, assolutamente. In verità, forse esula un po', però... No, non esula assolutamente, perché avendo mezz'ora di tempo, 40 minuti di tempo, certo, deve certo. Scegliere. Potrei fare un'altra puntata, ma non certo. Nel caso, poverine. No, sarebbe allora, interessante. Quella trasparenza che ho anche ripreso rispondendo a Ilaria, qualcuno potrebbe dire, ma perché mi fa vedere internet, mi fa vedere i calcolatori, stiamo parlando dei motori di ricerca, cioè del livello applicativo, no, grazie, non farmele vedere queste cose, no? E invece l'ho messo proprio in evidenza perché è un aspetto fondamentale. Allora, come dicevamo, noi abbiamo un indirizzo e siamo individuabili, è un indirizzo logico, non è un indirizzo fisico, perché se tu usi il tuo calcolatore portatile e lo connetti ad una rete, hai un indirizzo, lo connetti ad un'altra rete, dal punto di vista logico hai un indirizzo diverso, cioè io uso Telecom qua a Padova a casa e ho un indirizzo Telecom, no? Se vado da un'altra parte magari ce l'ho diverso, ok? Però sono sempre io e finché rimango con quell'indirizzo, quindi ad esempio tu fai le ricerche a casa tua e quindi hai quel fornitore di servizi internet, non è web, tu sei identificabile. Quindi magari loro non sanno che tu ti chiami Ebe Martinez se non hanno violato qualche informazione, certo. No? Però sanno che tu sei il numero magari 147.162.5.3 della rete di Padova, che è una rete metropolitana di Padova che ha questo numero, ed è un calcolatore dentro alla rete di Padova. E quindi quando tu fai queste ricerche, loro si mettono da parte tutte le domande che tu fai e le macinano le risposte, magari le pagine che vai a vedere,
e la volta dopo, se vogliono, possono pubblicizzare. Certe volte abbiamo visto nei motori di ricerca l'uso di AN, un annuncio pubblicitario, possono pubblicizzare una certa oggetto, perché magari tu sei andata a guardare in un catalogo delle sedie e ti fanno vedere l'altra sedia, no? Esatto. Questo normalmente lo viene fatto automaticamente, quindi non è detto che ci sia un omino, una persona che ha il registrino che dice quella persona ha fatto questa cosa, ma automaticamente loro sanno che quel calcolatore nella rete internet continua a chiedere informazioni sulle sedie e quindi faranno pubblicità, quindi loro vendono queste informazioni. Le vendono. È così che vive. Come fa Google a pagare milioni di calcolatori e noi non paghiamo il servizio? Certo. Allora, Google fa pochissima pubblicità, mentre altri motori di ricerca mettono delle immagini. Se qualcuno di voi ha usato negli anni Yahoo come motore di ricerca, era un motore di ricerca pieno di pubblicità e viveva di pubblicità. E aveva poi la finestrina per la domanda in mezzo, ma aveva tutta la pubblicità. Ecco, e allora loro devono vivere. Chi è che paga i loro stipendi? Chi è che paga i loro servizi? Uh-huh. E quindi inventano dei servizi. E teniamo presente che i motori di ricerca li usiamo così direttamente, ma in qualsiasi strumento che noi usiamo informatico oggi, applicativo, ad esempio la posta elettronica, ad esempio Facebook, ad esempio Twitter, c'è sempre una funzione ricerca, la lente, la lentina, che vuol dire puoi cercare fra i messaggi di posta elettronica, puoi cercare fra i tuoi documenti in Facebook, eccetera. E quindi dentro a questi strumenti c'è anche sempre anche un motore di ricerca specifico finalizzato a quell'applicativo e quindi possono fare quei controlli delle domande, delle informazioni, eccetera. Quindi sì, è la tutela c'è, ma è molto difficile che la legge riesca a competere con la velocità della trasformazione tecnologica. Quindi, ecco, Mauro Conti vorrebbe fare anche lui una domanda, prego. Mauro. Grazie. Figurati. No, buonasera a tutti, con l'occasione vi presento, magari sono leggermente nuovo anche nella cosa che ti parlo, presento a tutti, sono Mauro Conti. Ciao Mauro, è il nostro collega dell'Università di Padova, che ho nominato prima, esperto di cyber security. Sicurezza in rete. Sì, Maristella, appunto volevo innanzitutto ringraziarti per la relazione. Ho avuto l'occasione anche di stimare la tua presentazione divulgativa. Spesso ci siamo ascoltati reciprocamente, magari su presentazioni più tecniche, sì. Ma ho apprezzato molto anche la tua modalità di fare divulgazione. E complimenti anche per questo, oltre insomma, a tutto il contributo scientifico e quant'altro. Quello che ti volevo chiedere, visto che hai avuto modo insomma, anche di fare ricerca per diverso tempo in questo settore, quindi vedere anche una evoluzione nella complessità, nelle tecnologie e quant'altro, ti volevo chiedere come vedi, qual è la tua vision delle sfide in generale, se vuoi per la ricerca, ma poi per gli utenti comuni, sia per la memorizzazione dei dati che per la ricerca. Ad esempio, si sente parlare, noi ce ne siamo un po' occupati sempre dalla Security, di memorizzare i dati addirittura su un materiale biologico, DNA e quant'altro, perché ci saranno modi enormi di dati e quindi ci sono anche tecniche nuove per memorizzarli. Quali sono le sfide che vedi sia per la ricerca ma anche appunto nell'impiego che poi diventerà appunto del comune, Una cosa l'hai sottolineata già tu, intanto grazie per la tua domanda Mauro, è difficile dare una risposta precisa perché è il futuro, ma sicuramente stiamo arrivando alla saturazione, secondo me, della disponibilità di memorie secondarie. E quindi sì, una sfida potrebbe essere utilizzare degli strumenti, come dicevi tu, anche dal punto di vista tecnologico completamente diversi. Abbiamo Google, la prima volta nella sua storia, ha avuto un blackout, cos'è stato, un mese fa? Poco tempo fa, un blackout di Google, della posta elettronica di Google,
a mia memoria non c'era mai stato. La posta elettronica di Google è stata avviata, mi pare, nel 2007-2008, cioè 13 anni di servizio con sempre, e ha chiesto di buttare via i file. Non so se qualcuno usa Google e ha notato che ha ricevuto da Google un messaggio e gli ha detto: guarda, Google Gmail, quindi la posta elettronica di Google, sarebbe meglio se tu buttassi via i file vecchi. Cioè, secondo me loro stanno arrivando a saturazione. O penseranno di fare dei servizi diversi da quelli che fanno adesso, ma non credo che possano continuare a mantenere così tante informazioni e i servizi su queste informazioni che stanno mantenendo. Anche perché gli utenti, essendo abituati ad avere, virgolette, spazio infinito, infinito non c'è niente con i calcolatori, siamo sulla Terra, tutto è finito, però ampio. Google ci permetteva di mandare dei file di 5 mega 10 anni fa, quando magari lo strumento di posta elettronica dell'Università di Padova ci permetteva di mandare un mega se andava bene, o 500, o mezzo mega, insomma. Quindi sì, questo sicuramente è un problema. Un problema è quello delle notizie false, perché ci sono notizie che sono facilmente identificabili come false, ma ci sono delle notizie organizzate in maniera così ambigua che anche noi con strumenti estremamente sofisticati facciamo veramente fatica. I colleghi che se ne occupano poi fanno estremamente fatica a sviluppare gli strumenti per selezionarle. Allora, i problemi che sollevavano anche delle altre colleghe prima, della protezione dell'utente finale, no? Allora, una speranza, ad esempio, dei colleghi anche molto bravi del settore informatico, mi hanno confortato in questa, è il fatto che ci sono delle comunità di persone che in gran parte a titolo volontaristico mantengono delle raccolte di informazioni corrette, curate, come Wikipedia. Io, quando ho cominciato a essere presente in Wikipedia sul web, che voi sapete è una enciclopedia digitale che viene gestita a livello volontaristico e chiunque di noi può pubblicare una pagina. Ma in tutte le nazioni ci sono dei gruppi di persone che controllano che queste informazioni non siano false. C'è una redazione, diciamo, di tipo digitale. A me non piaceva Wikipedia perché? Perché riprende solo delle informazioni che sono già state pubblicate da qualche parte. Cioè, a noi che facciamo ricerca scientifica e dobbiamo inventare cose nuove, a me pareva che non fosse particolarmente utile, perché uno ritrovava le cose che aveva scritto personalmente magari 10 anni prima, 5 anni prima. Ma nella cura dei dati e dei dati che vengono chiamati metadati in gergo, no? Che descrivono gli altri dati, che permettono di consultare in maniera più precisa informazioni, è una raccolta di informazioni utili. Quindi questi tipi di risorse informative forse dovrebbero essere considerate dagli utenti preziose, se vengono gestite, come in questo momento Wikipedia, senza un controllo, diciamo, dall'alto, un controllo politico, perché è così diffusa il controllo ed è molto rispetto alla correttezza dei dati e non tanto quindi ai contenuti, no? Sì, ci sono vari fronti, quindi di sicuro le memorie, di sicuro il fatto che potremo arrivare a non riuscire a conservare tutte le informazioni che vogliamo, probabilmente si dovrà fare come negli archivi veri, fisici, in cui si fa lo scarto dei documenti, a un certo punto si decide che certi documenti non è più il caso di tenerli, insomma, no? E c'è tanto da lavorare nel futuro. Grazie. Ho risposto alla tua domanda? Assolutamente, grazie. Perfetto, grazie. Maristella, grazie, grazie della tua relazione. Saluto il presidente del Rotary che non avevo visto all'inizio, Roberto Paccagnella.
E ci diamo, saluto tutti gli ospiti, grazie della vostra partecipazione e ci diamo appuntamento al 10 di marzo con un'altra bellissima serata dove ci sarà ancora Maristella Agosti, la professoressa, tra gli altri ospiti. Io ascolterò e ringrazio per l'ospitalità. Tra i relatori ci sarà ancora Maristella Agosti. No, non è vero fra i relatori, insomma. Ringrazio, sarò presente volentieri perché il relatore è una persona che ci parlerà di cose molto interessanti. Bene, bene. Ecco. Grazie a voi tutti. Per l'ospitalità. Grazie. Grazie e buona serata a tutte. Grazie. Arrivederci.